corso di gastroenterologia. Iniziando questo corso, di cosa parliamo? Parliamo delle patologie croniche dell'intestino. Anche qui sono patologie di questi tempi molto molto frequenti, per cui ritengo che sia opportuno iniziare da queste e approfondirle per quanto possibile. Sono sicura che avrai dei conoscenti, degli amici familiari o tu stesso che hanno sofferto o soffrono di questo tipo di patologie, quindi magari potrebbe essere nel tuo interesse cercare di approfondire meglio l'argomento. Allora, le patologie croniche dell'intestino sono essenzialmente la colite ulcerosa, il morbo di Crohn e una malattia infiammatoria indeterminata che è proprio definita così. La prevalenza e l'incidenza di questa malattia è molto alta, soprattutto nei paesi occidentali. Ci sono dei quadri sintomatologici che si sovrappongono, altri che invece ci permettono di differenziare una patologia dall'altra, ma essenzialmente dato che derivano tutte da problemi a livello intestinale, diciamo che le modalità con cui si esprimono sono in parte sovrapponibili, per questo è molto difficile fare diagnosi differenziale. Ad esempio, la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Nella colite ulcerosa si ha un'infiammazione diffusa, ristretta però alla mucosa del colon retto, e la caratteristica è che si formano ulcere a livello intestinale. Morbo di Crohn, abbiamo un'infiammazione che non è diffusa ma è segmentaria, e non interessa solo la mucosa, interessa tutto la parete intestinale, quindi transmurale, e può interessa tutto l'intestino, può interessare l'intestino dalla bocca fino ad arrivare all'ano. Le caratteristiche cliniche di queste malattie, che comunque sono polimorfe e intermittenti, polimorfe vuol dire che possono presentarsi in maniera lieve, moderata, grave, possono essere localizzate, possono essere diffuse, possono interessare solo l'intestino o anche organi extraintestinali. Sono intermittenti, nel senso che attraversano delle fasi attive e non attive, possono presentarsi sintomi e scomparire i sintomi, e possono essere responsive o meno al trattamento. La presentazione clinica, in particolare della colite ulcerosa, si presenta delle caratteristiche simili ad esempio al morbo di Crohn, ma con una frequenza diversa. Andando dalla sintomatologia più frequente a quella meno frequente, abbiamo sanguinamento rettale, diarrea, mucosanguinolenta, tenesmo rettale, cioè una difficoltà a trattenersi dalla defecazione, dolore addominale, anemia, ovviamente dovuta al sanguinamento, e calo ponderale. La patologia può interessare soltanto il retto, allora si parla di proctite, può interessare sia il retto che il sigma, e quindi si parla di proctosigmoidite, può interessare anche la parte sinistra del colon, quindi il colon discendente, allora si parla di colite ulcerosa, in inglese left-sided, cioè della parte sinistra. Se interessa anche il colon trasverso, si parla di patologia estensiva. Se interessa anche il colon ascendente, si parla di pancolite, perché va a interessare di fatto tutto il colon. La manifestazione invece clinica del morbo di Crohn, dai sintomi più frequenti a quelli meno frequenti, abbiamo dolore addominale ricorrente, dolore alla pressione, diarrea, calo ponderale, febbre e associazione con appendicectomia. Il morbo di Crohn si manifesta poi oltre con infiammazione anche formazione di fistole, ostruzione, microperforazione. Le fistole possono essere fistole interenteriche, quindi per fistola si intende una connessione diretta del lume di due organi diversi o di due parti diverse dello stesso organo, quindi si possono creare delle connessioni, quindi delle fistole interenteriche, enterovescicale, retroperitoneale, anche enterocutanea, perianale e anche rettovaginale, con tutti gli organi che sono vicini all'intestino. La patogenesi. Dunque, la patogenesi di queste malattie è di fatto è comunque non completamente nota, nel senso che può essere dovuta o a una disregolazione del sistema immunitario, un sistema immunitario che si attiva in maniera abnorme contro determinati batteri presenti nel lume intestinale, oppure
Il problema può essere dovuto a un aumento della permeabilità della mucosa intestinale che determina il passaggio di batteri attraverso la parete e quindi un aumento della risposta immunitaria dovuta a questo fattore. A questo ovviamente si aggiungono poi fattori ambientali predisponenti che sono essenzialmente l'alimentazione, il fumo, una attività fisica non regolare, sono sempre le solite cose alla fine che vengono dette. Di fatto viene scatenata un'eccessiva reazione infiammatoria, quindi con rilascio di citochine pro-infiammatorie come ad esempio il TNF-alfa. Quindi come trattamento cosa si fa? Si possono somministrare ad esempio degli anticorpi monoclonali che agiscono contro questi fattori proinfiammatori, ad esempio l'infliximab, oppure si possono somministrare proprio degli inibitori di questi proinfiammatori, il principale è il TNF-alfa, quindi abbiamo ad esempio l'etanercept, è scritto etanercept, che è di fatto una proteina di fusione solubile, poi l'infliximab, come ti dicevo, che è un anticorpo anti-TNF-alfa, un anticorpo chimerico. Poi abbiamo ad esempio l'adalimumab. L'adalimumab invece è un anticorpo monoclonale totalmente umano, anti-TNF-alfa, e poi ne abbiamo altri come ad esempio il certolizumab e altri. Altri farmaci che sono a disposizione sono ad esempio gli amminosalicilati, come la sulfalazina, la mesalazina, l'orsalazina, il belsalazide. Poi abbiamo i corticosteroidi, come ad esempio il prednisone, il metilprednisolone o il budesonide, la CTH. Poi immunomodulanti come l'AZA o il metotrexate, la ciclosporina, anti-TNF-alfa. E poi si possono somministrare anche antibiotici come il metronidazolo, i chinolonici ed altri. Si può anche procedere con una terapia di supporto, dando semplicemente degli antidiarroici o sequestranti la bile, oppure degli antidepressivi, le benzodiazepine o antidolorifici, anche antispastici se necessario. Per la diagnosi del morbo di Crohn bisogna avere un'evidenza endoscopica in un contesto clinico, quindi si procede con l'intubazione dell'ileo durante la colonscopia e si va a cercare una conferma al sospetto diagnostico elaborato dal punto di vista clinico. Nei pazienti in cui si presenta anche il coinvolgimento dell'ileo, quindi abbiamo un Crohn ileale, i quadri radiologici devono essere assolutamente posti in diagnosi differenziale con colite ischemica, endometriosi, linfoma e carcinoide. Il Crohn colico deve anche essere messo in diagnosi differenziale appunto con la colite ulcerosa, dato che hanno delle manifestazioni sintomatologiche molto simili. Come si fa a distinguere se stiamo parlando di un Crohn o di colite ulcerosa? Nel fatto che nel Crohn abbiamo coinvolgimento dell'ileo, si può avere, si ha invece il risparmio del retto solitamente, si ha assenza di sanguinamento, spesso presenza di malattia anale che non sussiste nella colite ulcerosa, presenza di granulomi e formazioni di fistole. Il Crohn acuto invece deve essere messo in diagnosi differenziale con infezioni da salmonella, shigella, altri batteri come campylobacter oppure escherichia coli, anche yersinia. Bisogna anche considerare eventualmente infezioni da clostridium difficile, da citomegalovirus nei pazienti immunodepressi e poi infezioni sessualmente trasmesse da clamidia trachomatis, gonorrea, che possono causare anche delle lesioni rettali con formazione di fistole. La diagnosi della colite ulcerosa invece può essere posta sulla base delle caratteristiche endoscopiche, perché all'endoscopia si può rilevare la presenza di ulcere estese, mucosa friabile, irregolare, eritematosa, scomparsa del pattern vascolare normale e la presenza proprio di pseudopolipi infiammatori. Ovviamente la storia clinica va a confermare la diagnosi istologica. In queste immagini puoi vedere come si presenta la mucosa in questo caso.
deve essere posta in diagnosi differenziale con malattie infettive, con problemi dovuti all'assunzione di FANS, colite emorragica, ad esempio indotta da penicillina ed altro. I test di laboratorio che vengono fatti sono il dosaggio della PCR, quindi proteina C reattiva, e della VES, velocità di eritrosedimentazione, che sono sempre indice di infiammazione in atto, lactoferrina fecale, calprotettina fecale, leucociti e sangue fecale. Ovviamente le persone che soffrono di queste malattie tendono ad essere malnutrite, un po' perché riducono l'apporto alimentare, un po' a causa del malassorbimento, un po' a causa dell'aumento delle perdite proprio intestinali o con il vomito anche, oppure anche perché si ha un aumento del fabbisogno energetico ed è anche in realtà un effetto collaterale dei farmaci. Quindi le persone che soffrono di questa malattia dicono, piuttosto che mangiare qualcosa di sbagliato e che poi mi fa star male, preferisco non mangiare affatto. Essendo che queste patologie causano malassorbimento generale, ovviamente si può presentare nella persona anche un aumento dell'intolleranza a determinate sostanze come il lattosio, si può poi avere delle problematiche relative al fatto proprio che non vengono assorbiti gli alimenti essenziali. La terapia quindi che deve essere messa in atto è una terapia complessa, perché è una terapia che deve essere personalizzata, volta comunque anche a combattere e risolvere la malnutrizione. Bisogna sicuramente nel Crohn almeno evitare il fumo, svolgere attività fisica e evitare quanto più possibile l'assunzione di antinfiammatori steroidei. Bene, ti aspetto allora alla prossima lezione. Ciao!